La Riofiera di Erba ospita anche per il 2013 Ristor Expo. Torna all'appuntamento evento per operatori del settore ristorativo, ospitato anche quest'anno dal centro espositivo erbese realizzato in collaborazione con Confcommercio Como e Lecco. Cene, incontri, seminari, stage di cucina, concorsi e convegni. Il calendario è sempre più ricco di occasioni pensate per le aziende del settore e non solo, riconfermando l'importanza della manifestazione dai punti di vista dell'incontro, della formazione professionale e della promozione territoriale. Tema dell'edizione 2013, Bistromania, un viaggio per l'Europa. Il bistrò, un'osteria con menù ridotto caratterizzato da piatti tradizionali, un piccolo caffè dove gli artisti usavano recarsi per lavorare al caldo, un locale in cui si finì per ovviare alla carenza di spazio posizionando i tavolini anche sul marciapiede davanti all'ingresso. L'evoluzione del bistrò è stata lunga e vivace e non sembra subire battute d'arresto. Al contrario, il bistrò continua ad essere in gran voga, diffuso capillarmente ben al di fuori dei confini francesi. A Ristor Expo 2013 saranno chef provenienti da più parti d'Europa a guidare il percorso sulla bistromania. La presentazione dell'edizione 2013 affidata al presidente di La Riofiera, promoter della manifestazione, Giovanni Ciceri. È un nuovo anno, nuova voglia di fare. Ristor Expo rimane ancora una volta una manifestazione che cerca di intercettare i flussi del gusto, ma soprattutto di intercettare le nuove tendenze. Quella di quest'anno, secondo noi, è la bistromania, vale a dire la nuova formula del bistrò, che ha un'evoluzione di quella che poteva essere la trattoria, ma allo stesso tempo con una ricerca particolare sia nel servizio che soprattutto nei piatti. Abbiamo parlato oggi in conferenza stampa di quanto sia importante La Riofiera e ovviamente Ristor Expo per l'economia e soprattutto nel mondo della ristorazione e del pubblico esercizio. Confidiamo in questo risultato possa anche quest'anno darci buoni successi e sapete che sono molto scaramantico, aspettiamo l'inizio per poi dare qualche risultato. Tra gli ospiti attesi, operatori del settore, Anna Bertola, che viene dalla Valtellina e rappresenta con tanti altri una grande tradizione che è quella storica valtellinese. Gestisco Bianzone nel cuore della Valtellina, in una zona bellissima vicino a questi vigneti di viticoltura eroica dove produciamo questo grande vino che è il Nebbiolo. Gestisco una trattoria con locanda dove degustare la Valtellina in un piatto. Ecco, a dimostrazione del fatto che sì, i bistrò quest'anno, bistrò francesi e non solo, a La Riofiera, Ristor Expo dedica ampio spazio anche alla cucina valtellinese. Cosa porterete? Ma noi non ci saremo, però sicuramente porteranno i piatti del nostro territorio, rivisitati probabilmente dalla Bresaola, i nostri piatti cucinati quasi essenzialmente con la farina di grano saraceno e salumi, e poi ci saranno i grandi cuochi che cucineranno sicuramente i piatti rivisitati con la loro fantasia, insomma. Sì, anche perché Ristor Expo 2013 dedica spazio alla cucina valtellinese, ci sarà una serata particolare. Sì, ci saranno, penso, so che quest'anno ci saranno i cuochi legati a questo movimento di slow cooking, dove per salvaguardare il territorio, valorizzarlo e farlo conoscere, perché comunque la Valtellina è sempre un grande, è una bellissima valle dove la gente deve venire a vedere. Carlo Tafuni, rappresentante di una delle tante associazioni di categoria che danno anima a Ristor Expo 2013, la Confcommercio. Sì, sì, buonasera. Da tantissimi anni collaboriamo con La Riofiera nella manifestazione Ristor Expo come Confcommercio Como. Diciamo oramai siamo parte attiva, avendo uno stand, facendo i corsi di cucina, portando i nostri panificatori, ma anche perché sostanzialmente è di fatto la nostra fiera, perché noi rappresentiamo a Como più di 1000 ristoranti, più di 1000 pubblici esercizi, tantissimi ristoranti, hotel, panificatori, un po' tutti, perciò di conseguenza essere qui è un obbligo e sicuramente un impegno gravoso, ma è anche un piacere perché rappresentando tantissime categorie a questo punto riusciamo sempre ad ottenere dei risultati buoni. Ecco.
il programma della manifestazione, per sommi capi affidato al direttore di Lario Fiere Oldani. Sono oltre 100 gli eventi in previsione quest'anno alla 16ª edizione di Ristore Expo, a partire ovviamente dagli stage di cucina che si svolgeranno dal lunedì al mercoledì sul tema del bistrò, poi avremo i concorsi della Federazione Italiana Cuochi che si sviluppano su tutti i temi, quest'anno il tema è il pesce di acqua dolce e sicuramente i grandi convegni dove verranno presentati da tutte le associazioni presenti le novità del settore, quindi un grandissimo programma che potete trovare sul sito visto che il tema del web è di moda, www.ristorexpo.com. La consueta opinione di un amico di Ristore Expo, Giacomo Moioli. Sì, diciamo che quest'anno è un po' un anno della riflessione, nello stesso tempo un anno dove sono stati aperti con questa manifestazione che verrà degli interrogativi. Bisogna pensare a un futuro dell'alimentazione in sintonia e al passo con quello che stiamo vivendo. È un momento particolare, è un momento complesso, ma io sono convinto che contaminando idee nuove e valorizzando quello che c'è di buono nei territori, anche il settore, soprattutto dell'agroalimentare, può diventare un volano per rilanciare la nostra cultura e soprattutto la nostra economia. La fantasia degli organizzatori ha portato il bistrò alla Rio Fiere. Sì, il bistrò come riflessione. A Parigi e in diverse città della Francia è in atto una sorta di rivoluzione culturale. Sono stati messi in discussione tante certezze attorno al cibo e attorno alla ristorazione. Molto probabilmente non è più tempo di troppi lustrini, malgrado nelle televisioni noi vediamo un cibo spettacolarizzato, la gente vuole tornare alla quotidianità e questo può essere un elemento su cui discutere, non è il solo. Mischiando questo elemento con altre idee che anche in Italia si stanno muovendo e anche nel nostro territorio, è probabile che Ristore Expo possa diventare una sorta di incubatoio di ragionamenti. Ristore Expo 2013, aperto dal 17 al 20 febbraio all'Ario Fiere di Erba, tutti i giorni dalle 10 alle 19.30, mercoledì 20 febbraio, chiusura anticipata alle ore 18.